Ben ritrovati con lo spazio informativo dalla provincia di Venezia, dalla città lagunare. Festeggiata a Venezia, in piazza San Marco, ma anche in tutti i comuni della provincia, la giornata della liberazione ieri 25 aprile. Una ricorrenza che non è da chiudere nei libri di storia, così ha detto il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro, occasione anche per interrogarci sull'importanza che assume la difesa della libertà. Queste le parole del sindaco. In piazza San Marco c'è stata la cerimonia con l'alzabandiera agli onori del picchetto militare interforze, poi il percorso della memoria accompagnato dal coro 25 aprile e la sua conclusione in campo del ghetto nuovo con le letture degli studenti del Benedetto Tomaseo che hanno letto, recitato alcune biografie di partigiani e persone comuni. E anche il presidente del Venezia Calcio, Gioe Tacopina, è stato nominato ufficialmente Cavaliere di San Marco. A conferire la nomina è stato il presidente dell'Ordine dei Cavalieri di San Marco, Giuseppe Vianello, durante la cerimonia che si è tenuta proprio ieri nella chiesa di San Francesco della Vigna. Nel pomeriggio poi è stato insignito dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro del premio Festa di San Marco 2019, premio ideale per rendere omaggio alle eccellenze veneziane e metropolitane. E infatti a Palazzo Ducale, nella sala del Maggior Consiglio, si è svolta la terza edizione del premio, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale veneziana. Ad essere onorati 32 rappresentanti dei comuni della città metropolitana e 12 realtà di beneficenza. Premiate anche 5 eccellenze sportive, 9 realtà segnalate dalle associazioni di categoria e 4 riconoscimenti consegnati anche ai dipendenti del comune di Venezia, di ATVO, CTV e infine a Veritas. Premio speciale a Bruno Cherchi, procuratore generale della Repubblica di Venezia. Passiamo alla cronaca, parliamo della così chiamata Baby Gang, la banda di giovani che negli ultimi mesi ha aggredito, hanno attaccato passanti a Venezia e anche a Mestre. Ebbene, tutti o quasi tutti i componenti sono stati identificati e sono arrivati anche i primi provvedimenti che hanno colpito i maggiorenni. I maggiorenni sono solo una parte dei componenti di questa banda, gli altri sono tutti minorenni. Il ragazzo più violento è stato sottoposto a sorveglianza speciale che prevede l'obbligo di rimanere a casa la notte, per gli altri invece il divieto di frequentare determinati luoghi e persone. C'è anche un foglio di via a carico di un giovane di Treviso. Le indagini però continuano e i ragazzi che sono stranieri e anche italiani sono tutti accomunati, ad ho detto gli investigatori, da manifestazioni di violenza immotivata. Intensificati i controlli delle forze dell'ordine anche nei bar e negli esercizi pubblici frequentati dalla banda. E serratissimi controlli della polizia anche a Jesolo durante le ultime festività, controlli su oltre 600 veicoli transitanti in città, identificate ben 50 persone. In un edificio in disuso vicino a Piazza Mazzini è stato trovato un cittadino tunisino senza documenti ed irregolare in Italia. Per l'uomo è scattata la procedura di espulsione con un provvedimento del prefetto. Un altro tunisino di 33 anni è stato identificato, era però già destinatario di un provvedimento di carcerazione. Il tunisino è stato così accompagnato nel carcere di Venezia. Ieri mattina è stato inaugurato lo stabilimento balneare Manzoni di Jesolo. Sono stati presentati anche i nuovi servizi e gli investimenti. Sentiamo. Beh, un motivo di orgoglio oggi arrivare qua a tagliare il nastro su questi nuovi servizi che sono stati dati agli ospiti che arriveranno in questa stagione, proprio il 25 aprile, quindi data ormai consolidata come inizio stagione, e quindi un grazie veramente allo stabilimento Manzoni, al presidente Amorino De Zotti, ma a tutto lo staff per dare questa sana anche competizione, come è stato detto nei nostri interventi, fra vari stabilimenti, ma per aumentare quella che è l'offerta turistica e quindi la qualità che vogliamo dare ai nostri ospiti. Lo abbiamo detto, è solo grazie a questa capacità
caparbietà, questo vedere il bicchiere mezzo pieno sempre da parte dei nostri imprenditori, che si raggiungono risultati di questa portata. La Regione è al fianco di queste iniziative, ma soprattutto vuol mettere quegli strumenti che poi l'imprenditoria ci chiede, ossia i Port FESR col collega Caner, magari, piuttosto che finanziamenti europei proprio per il miglioramento dei servizi lungo il litorale, che non sono solo servizi di qualità come quelli approvati e inaugurati oggi, ma sono quelli anche poi del ripascimento, del rischio dell'erosione costiera, sui quali appunto stiamo intervenendo in modo fattivo. Ma oggi è un momento di festa e quindi un ringraziamento particolare a tutti gli operatori, e che sia una grande stagione anche quella del 2019. La regata delle Repubbliche Marinare quest'anno il 1 giugno si farà a Venezia, un weekend che sarà ricco di eventi. Il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare è una manifestazione sportiva di rievocazione storica. Era stato istituito nel 1955 per rievocare appunto le imprese e le rivalità delle Repubbliche Marinare italiane: Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. A sfidarsi tra di loro quattro equipaggi remieri. L'evento è ospitato a rotazione tra le quattro città e quest'anno toccherà proprio a Venezia. L'ultima regata invece si è svolta a Genova l'anno scorso. Il Parco Albanese dal 27 aprile, quindi da domani, e poi anche tutto il 28 aprile, ospiterà giochi e spettacoli per grandi e piccini. Ci saranno i gonfiabili e una vasta selezione dei giochi di una volta. Un pensiero ai bambini, quindi, per favorire la socializzazione e lo stare all'aria aperta. Ci sarà anche una mostra a mercato dedicata al vintage, all'artigianato, e non mancheranno anche le proposte del food con cibo biologico e vegano. In caso di maltempo, si ricorda, la manifestazione sarà spostata al 4 e al 5 maggio. E dai social, terminiamo con questa notizia, dai social arriva una richiesta d'aiuto per ritrovare una signora di Mestre, Chiara Giacomazzi, 41 anni, uscita da casa appunto a Mestre nella zona stazione ferroviaria questa mattina verso le 8, indossava una giacca nera, scarpe da ginnastica e alta 1,70 m. La famiglia è preoccupata, ha lasciato a casa tutti gli effetti personali e non ha mai raggiunto il posto di lavoro. Se qualcuno l'ha vista, chiami il 112 o il 113. E con questo abbiamo terminato. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio in compagnia del nostro direttore Massimo Righetto per le notizie di Padova. Grazie, arrivederci.